Eccoci nuovamente qui a Metti Ayers a parlare di Sky e delle novità di settembre, sebbene il mese sia già bello che inoltrato. Andiamo a scoprire quali sono. Via! Ahimè, devo iniziare questo video facendovi subito delle scuse. Purtroppo capita di sbagliare e questa volta l'ho fatta un po' grossa. Nel video degli arrivi di Prime Video uscito qualche settimana fa, ho inserito dal minuto 3:54 delle uscite filmiche di Sky, che ho deciso di riportare paro paro in questo video. Potrei portare diverse scuse riguardanti il mio errore, lavoro, cose da fare, essere sempre di corsa e così via, però la realtà dei fatti è che vi ho dato un'informazione errata e mi dispiace veramente. Adesso partiamo con le novità di questo mese e in fondo qualche notizia su Sky stessa. Voglio partire da una serie italiana, Ridatemi mia moglie. Si tratta di un rifacimento del film I Want My Wife Back e tratta della storia di un rapporto logorato tra moglie e marito. La moglie infatti lascia la casa proprio mentre il marito, interpretato da De Luigi, la sta aspettando per festeggiare il suo compleanno con una festa a sorpresa. Ovviamente non può finire qui e il nostro uomo decide di non mollare, di voler riconquistare quella che era sua moglie. Sempre rimanendo in tema romantico, segnalo la serie Scene da un matrimonio. Sì, avete capito bene, hanno fatto una serie tratta dal famosissimo film e riadattata ai nostri tempi moderni. Non penso ci sia molto da aggiungere perché la vedo una bella sfida a questa serie e il rischio è molto alto, ma una sbicciatina sicuramente bisognerà darla. Passiamo adesso ad un'altra serie, Carter, interpretato da Jerry O'Connell. Racconta la storia di un attore caduto in disgrazia che ha legato troppo la sua carriera ad un unico personaggio. A dire il vero è una storia che si potrebbe dire quasi autobiografica per il nostro O'Connell, che in realtà è molto famoso solo per Il mio amico Ultraman negli anni 90 e I viaggiatori nei primi 2000. Comunque in questo caso Carter interpretava un detective e decide così di aiutare una sua amica in vere indagini, così da risollevare la sua vita. Ecco poi una serie medica, Transplant, è in realtà incentrata su di un medico siriano richiedente asilo come rifugiato a Toronto in Canada. Fa vedere l'adattarsi alla nuova vita canadese, le problematiche, ma soprattutto alle nuove amicizie e alla sua carriera che prende piede quando in una situazione d'emergenza salva la vita ad un suo collega. Una serie quindi più incentrata sui rapporti umani che nelle operazioni, forse in uno stile moderno alla ER. Arriviamo poi ad una serie spy. La Tamburina è ambientato nel 79 e parla di come un agente del Mossad, i servizi segreti israeliani, interpretato da Skarsgård, debba infiltrarsi in una cellula terroristica palestinese e per farlo decide di servirsi anche dell'aiuto di un'attrice inglese per poter compiere la sua missione. Da notare che alla regia c'è Park Chan-wook, noto soprattutto per Old Boy, una serie per me da tenere in considerazione. Ma ho sentito di qualche titolo che potrebbe arrivare e che sicuramente potrebbe scuotere per bene la vostra voglia di guardare Prime. Mi riferisco a Godzilla contro King Kong in uscita il 6 settembre senza bisogno di pagamento aggiunto. Inoltre dire che è un'ottima notizia perché dopo la mia recensione ho comunque bisogno di rivederlo per chiarirmi alcune cose. Dovrebbe arrivare pure l'ultimo Vermeer il 7 settembre, storia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove un capitano si mette alla ricerca di opere d'arte trafugate e dei collaborazionisti nazisti. Synchronic invece è dato per il 18 settembre e tratta di una nuova droga per le strade di New Orleans che sta mietendo vittime e va fermata. Ultimo film che voglio darvi in pasto è Locked Down, in arrivo il 26 settembre. Perché non organizzare una rapina memorabile visto tutto il tempo libero che abbiamo avuto a casa? Sperando solo che in questo film vada a finire tutto bene. Vorrei concludere questo video sugli altri arrivi di Sky con una vera chicca proprio sul servizio di Sky. Prima però ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. I vostri commenti sono più che graditi e datemi consigli su cosa guardare nella speranza di avere tempo per vederli, cosa che ho sempre meno. Grazie comunque a tutti voi che come sempre mi seguite e mi spronate a proseguire. Ecco però il momento della news su Sky. Praticamente
praticamente nell'anno della pandemia, dove tutti sono rimasti a casa a vedere la TV, Sky ha perso abbonati e fatto un buco da 690 milioni di euro, ripianati ovviamente da Comcast, che però ha voluto mettere mano pesantemente alle procedure della propria controllata. Un segnale in totale controtendenza di Sky rispetto a tutta la concorrenza fuoriuscita dallo streaming. Ma in questo ed altro parleremo sicuramente in un altro video. Noi ci si vede al prossimo MTIers. Ciao!